chiedo la pazienza e chiediamo scusa a Dante, perché sarà proprio un percorso velocissimo. Allora, la Divina Commedia, commedia poi definita divina da Boccaccio, inizia con la storia, possiamo dire, diciamo la storia di Dante. Dante, nel mezzo del cammino, a 35 anni, ha un momento di perdita di coscienza, di avvilimento della propria coscienza. Entra in una selva oscura. E tutto comincia quindi quando quest'uomo, coscio di questo suo dolore, questo suo peccare, di intraprendere il viaggio verso la salvezza. Però adesso siamo nel momento in cui, pieno di sonno, si trova in questa selva oscura, che sarebbe appunto l'annientamento della sua coscienza etica e morale in quel momento. È la selva oscura, brutta, terribile, che poco è più morte. Che per salire al monte deve fare una strada.
ma non questa, una diversa. Oh mio, per lo tuo me, penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per loco eterno. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che alla seconda morte ciascun grida. Ed io a lui. Poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fuga questo male e peggio, che tu mi meni la lavoro di cesti, sì che io veggio la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. L'intero cosmo ha una forma sferica, il suo centro coincide col centro della Terra. Lì è confinato Lucifero, l'angelo più bello che è precipitato dal cielo. La sua terra, nel momento della sua caduta, si ritrae per il dolore, non vuole toccare l'animale assunto. Quindi si precipita in giù. Questa parte, la parte astrale, la zona astrale, praticamente si copre di acqua. La boreale rimane con le terre emerse. La terra quindi, per paura di toccare Lucifero, precipita, si allontana, si ritrae e emerge nell'altro emisfero. All'interno della terra si colloca l'inferno. Dante non ci dà indicazioni, non ci dice dove si pone, non ci dice nemmeno per quale via si arriva. E non c'è nulla, non ci dice Dante di come ci arriva. La condizione generale dell'inferno è quindi scolpita solamente, la prima immagine dell'inferno che la vedremo solamente con la scritta, e la scritta scolpita sulla porta. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole, di colore oscuro, vi dio scritte al sommo di una porta, perché io, maestro, il senso enorme duro, ed egli a me come persona accorta. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni verità conviene che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, io t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose, che hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia puose, con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Quivi sospiri, pianti e alti guai risuonavano per l'aere senza stelle, perch'io al cominciarmi lacrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti via, voci alte e pioche, ogni manco mente faceva molto molto, il qual sorgeva sempre in quell'aula senza tempo vinta, come la rena quando turbo spira. Le anime dei dannati sono abbandonate alla forza degli eventi naturali. Adesso siamo nel secondo cerchio, il cerchio dove sono state condannate alla loro pena i lussuriosi. Questi si trovano in balia del vento. Dunque, tra costoro si distinguono perché vanno insieme. Sono Paolo e Francesca. Questi due amanti sono esempi morali, ma anche personaggi poetici. Loro rappresentano il contrasto tra la loro gentilezza, la loro bellezza e il peccato. Loro non hanno saputo vincere la passione e hanno rotto quello che era l'ordine, stabilito.
Sono vittime, sono peccatori, ma sono anche vittime. Vittime perché sono stati uccisi e quindi è stata tolta loro la possibilità di pentirsi. Sono qua quindi peccatori e vittime. Ma sono anche però vittime anche di un tragico inganno. E il tragico inganno dei poeti che crearono il mito dell'amore-passione. Una colpa, forse abbandonarsi o farsi influenzare talmente da questi poeti, anche un altro ovviamente. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lanciallotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggevo il disiato riso essere baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia viso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro di chi lo scrisse. Quel giorno più non mi leggevo avanti. Mentre che uno spirro questo disse, l'altro piangeva. Sicché di pietare io veni me così come io morisse. E cadi, come corpo morto cadi. Il suicida Pier della Linea.
queste anime abbiamo pensato di cantarle insieme, perché sono anime in cui il peccato non ha distrutto un loro merito e una loro nobiltà. Queste appaiono, sono due anime che appaiono ultimamente contraddittorie, perché hanno fatto delle cose buone nella loro vita, sono state anime magnanime. Farinata ha salvato Firenze, allorché dopo la battaglia di Montaperti, Pisa, i bebini di Pisa e Siena volevano che Firenze fosse rasa a suolo. Farinata, il suo nome era Manente, Farinata perché aveva i capelli, non so, forse colore della farina, che ne so, la crusca probabilmente, non lo so. Impedì questa cosa, impedì che Firenze fosse distrutta, quindi certamente un nobile e magnanimo merito. D'altra parte Giacomo era all'inferno perché non credeva nell'immortalità dell'anima. Era un eretico, era un epicureo, eretico, non credeva, quindi è lì solo perché è miscredente. Pierde la vigna anche lui, è stato uomo di onore, di grande abilità. Aveva tra le mani il cuore di Federico, era il cancelliere di Federico II. Era sempre stato fedele a Federico, mai lo aveva tradito. Eppure gli intrighi di corte e di palazzo lo avevano visto, diciamo, in cattiva luce. E perdere le vigne non esiste. Quindi, perché sono importanti questi? Perché il male e il peccato si può nascondere o può apparire improvviso anche uomini di grande nobiltà. Pio delle Vigne è all'inferno perché non suicida, perché per i violenti contro se stessi, cioè lui giusto fece contro un ingiusto, cioè quindi usò violenza contro se stesso. Per questo Dante lo pone all'inferno, però rimane per loro, si sente nella sua poesia, si sente l'apprezzamento, si sente la pietà per questi due personaggi. Non tanto Farinata non c'è la pietà perché Farinata era un ghibellino, invece Dante era un guelfo. E quindi certamente Dante riconosce la nobiltà, abbiamo detto, la nobiltà di Farinata, la grandezza, la magnanimità di quest'uomo. Però quest'uomo aveva poi aveva fatto pagare, secondo Dante, un prezzo di sangue troppo alto. E c'è un battipecco, diciamo così, in un termine poco poetico, tra Dante e Farinata. Però noi adesso la sentiamo dalla nostra. O Tosco, che per la città del fuoco vivo che invai così parlando onesto, piacciati di restare in questo luogo. La tua novella mi fa manifesto di quella nobile patria d'addio al qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscio d'una delle arche, però quando stai venendo un poco più al duco mio, ed egli mi disse: volgiti, che fai? Vedi la Farinata che sei dritto, dalla cintola in su tutto lo vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed egli sergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a gran dispetto. E l'animose mano del duca e pronte mi pinse tra le sepolture a lui, dicendo: le parole tue sia incontre. Com'io al piede la sua tomba fui, guardami un poco, e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: chi fuor le maggior tue? Io che era d'un dir disporoso, non gliel celai, ma tutto gliela persi, onde gli levò le ciglia un poco in suso, poi disse: fieramente fu avversi a me, ai miei primi, a mia parte, sicché per due fiate li dispersi. Se in fur cacciati e ritornar da mia parte, risposi io a lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte.
Io sono colui che teniamo le chiavi del cuore di Federico e che le volse, serrando e disserrando sì soavi che dal segreto suo quasi ogni uomo tolse. Fede portai al glorioso Uffizio, tanto che ne perdei i sonni e i polsi. La meretrice, che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune delle corti vizio, infiammò contro me gli animi tutti. E infiammati infiammar, sì, Augusto, che lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, perché sdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto, fece a me, contra me giusto. Per le nove radici desto legno, vi giuro che mi mai non rubi fede al mio Signore, che fu domani sì. Siamo nell'ottava volta, qui si incontra Ulisse. Nelle parole di Ulisse si incontrano le vestigia di eroicità pagana. Qui all'inferno perché è stato un consigliere di Frode, il cavallo di legno che entrò in Troia, quello è il suo peccato, quello di aver consigliato la Frode. Questo però in lui non nasconde, non ha nulla, quel desiderio, come dice, di virtù e di conoscenza. Rimane un elemento positivo di Ulisse. Infatti, quando percorre l'oceano e va, vede la montagna, quando i suoi uomini, quella piccola compagnia, si sentì impaurita, disse: non ricordate la vostra semenza, create un posto a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Però il viaggio che compie Ulisse, questa sua conoscenza, questa sua semplice conoscenza, ha un limite. Ha un limite perché si pone un obiettivo che non è logico, cristianamente e religiosamente. Lui cerca la montagna del Purgatorio, ma noi già abbiamo visto che la montagna del Purgatorio non si conquista con il coraggio di un esploratore di mondi nuovi, ma si conquista attraverso un viaggio interiore, attraverso una conversione che è intima, è personale ed è forte, fin cioè nel profondo del male vissuto. Solo così si può arrivare al Purgatorio. Ecco perché quel volo è un volo folle. Un volo folle e triste, perché Dante, quando ci presenta il fallimento di questo volo, ce lo presenta con il silenzio più assoluto. Non si sentono questa nave che sta affondando, che è inghiottita, ecco, proprio inghiottita. Inghiottita e lascia dietro di sé il silenzio, non si sentono più il dolore, non si sente la paura, nulla. Questo vento che esce appunto dal mondo del Purgatorio tocca questa barca, la fa girare intorno finché si inabissa e di lei c'è l'acqua, ma soprattutto c'è questo pietoso fallimento. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. I miei compagni che io sia avuti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia vi avrei riveduti. E volta nostra coppa nel mattino, degli reni facemmo aria, volle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già nell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuori del marin suolo. Cinque volte era acceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, da che entrati eravamo nell'alto passo, quando apparve una montagna, luna per la distanza, e parlami alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci rallegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra
levar la coppa in suso e la prova era in più, come altrui piacque. Infin, che il mar fu sopra noi rischiuso. Perché Dante è in esilio
e Dante questo proprio teme, che possa la sua colpa essere anche pagata dai propri figli. Quindi è un destino comune con Ugolino della Gradisca. Ovviamente non tornerà a Firenze, non avrà la morte orrenda che invece incontrerà Ugolino. Già erano vesti e loro s'apprestava che il cibo di Solea essere adotto e del suo sogno ciascun dubitava. E io sentii chiavare l'uscio di sotto all'orribile torre. Oddio, guardai nel viso a miei figliuoli senza far motto. Io non piangea, sì dentro li vedrai, piangea me. E Anselmuccio mio disse, tu guardi, sì padre, che hai? Perciò non lagrimai né rispuosi io tutto quel giorno nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso, ando le mani. Per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando ch'io fessi per voglia di mancare, di subito levorsi e disse, padre, assaici chi a Mentoria se comandi di noi? Tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Quetarmi allora, per non farli più tristi. Lo vi e l'altro siamo tutti buoni. Ai dura terra, perché non patristi? Poscia che fumo al quarto di venuti, Cadon gettò disteso ai piedi, dicendo, padre mio, perché non mi aiuti? Quindi morì, e come tu mi vedi, io cascarli tre ad uno, tra il quinto dì e il sesto. Ond'io mi diedi, da cieco, a brancolar sopra ciascuno. E due dì li chiamai, poiché fu morti. Poscia, più che il dolore, ho sentito di giù. Shall we pray?
all'inferno. Di norma però vi si giunge dalle voci del Tevere su una barca guidata da un angelo. Il purgatorio è, si arriva al purgatorio e c'è Adalisso come custode, Catone di Vicenza. Catone, nel vedere Dante, si inalbera, dice: cosa accade? Forse le leggi sono rotte, qualcosa è cambiato, perché Dante sta arrivando vivo dall'inferno. Virgilio lo rassicura, dice: è semplicemente un uomo che cerca la sua salvezza, cerca la libertà, cerca di liberarsi dal peccato. E cerca quella libertà, dirà a un certo punto, che si cara per coloro che rifiutarono la vita per essa. Catone di Vicenza, infatti, si uccise. Si uccise in segno di simbolico contro la tirannide. E quindi qui si dice che bisogna accettarlo. Virgilio parla anche di una donna, della donna che gli va guidato verso, per salutare quest'uomo che era arrivato nel peccato e ha bisogno di salvarsi attraverso il purgatorio. Chi siete voi che contro al cieco fiume fuggita dite la prigione eterna? Dissi, volendo quegli onesti fiume. Chi va guidati? O che vi fu lucerna uscendo fuori della profonda notte che sempre mira fa la valle interna? Sono le leggi d'abisso così rotte? O hai mutato in cielo il nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte? Lo duca mio allora mi diede il figlio e con parole, con mani e con cenni reverenti mi deve grande il ciglio. Poscia rispose lui: da me non venni, donna scese del cielo, per i cui piedi della mia compagnia costui sovvenni. Ma da che può voler, che più si spieghi, di nostra condizione, come è vera, esser non può del mio che a te si nieghi. Questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia ne fu sì presso che molto poco tempo a volgere era. Siccome io dissi, fui mandato adesso per lui campare, e non vi era altra via che questa per la quale io mi son messo. Mostrato a lui tutta la gente via, e ora intendo mostrar quegli spiriti che furgan sé sotto la tua balia. Come ho tratto, saria lungo a dirvi. Dell'alto scende virtù che mi aiuta a conducerlo, a dirti e a udirti, or ti piaccia gradir la sua venuta. Libertà va cercando, che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Tu il sai, che non ti fu per lei amara e unica la morte, ove lasciasti la resta cal grandi, sarà sì chiara. Quello di Dante nel purgatorio sarà un percorso lungo, anche se gradito. È un percorso faticoso e solamente al termine di questo percorso Dante raggiungerà il paradiso terrestre. È un po' come il viaggio degli ebrei nel deserto verso la terra promessa. Dante si trova nell'antipurgatorio. Nell'antipurgatorio ci sono le anime che attesero l'ultimo momento per tra queste Dante incontra Manfredi. Manfredi racconta la sua morte dopo la battaglia e lo prega di correre dalla propria figliola per poter avere da lei preghiere e abbreviare il percorso della sua fondazione. Una cosa, si chiede sempre alle donne la preghiera. Le anime del purgatorio ti chiederanno, perché loro c'è il desiderio, ovviamente, in un primo momento sono meravigliati dal fatto che comunque Dante è un uomo vivo, però questa cosa la superano e cercano solamente un modo
da ottenere da lui un favore, cioè quello di essere ricordato ai propri cari sulla terra, perché in terra i propri cari con le loro preghiere possano abbreviare il periodo dell'anno di lavoro e arrivare alla vocazione vera e propria. Due sono le persone, una di queste appunto Manfredi, il quale si trova qui perché è scomunicato, si trova nel purgatorio, e lui chiede, sulla terra pensano che lui sia all'inferno, allora lui proprio questo dice vai e dici il mio vero destino, racconta il mio vero destino e chiedi per me la preghiera. E un di loro incominciò: chiunque tu sei, così andando, volgi il viso, pon mente, se di là mi vedessi ovunque. Io mi volsi per lui e guardai il viso. Biondo era, e bello, e di gentile aspetto, ma l'un dei cigli un colpo aveva diviso. Quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, e disse: or vedi, e mostrommi una piaga a sommo effetto. Poi, sorridendo, disse: io son Manfredi, nipote di Costanza imperatrice. Oh Dio, ti prego che, quando tu rieni, vadi alla mia bella figlia genitrice dell'onor di Sicilia e d'Argona e dichi il vero a lei, salvo si dice. Poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei, piangendo, a quei che volentieri perdona. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. In una mena valletta i principi che tardarono la conversione erano anche quelli che avevano governato in modo da non contrastare, non governarono con odio, però non governarono nemmeno in modo da contrastare il corso disgregativo della storia dell'Europa. Questi principi raccontano la violenza, la crudeltà, il traviamento e la deviazione. Il disordine politico, il disordine morale, la trascuratezza nell'esercizio delle più sacre funzioni, che sono il governare, generano in Dante un intenso e dolente compianto per le sorti dell'Italia. Ah, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere, in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello. Quell'anima gentil, così presta, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo qui di festa. E ora in te non stanno senza guerra, li vivi tuoi e l'un l'altro si rode di quei che un muro e una fossa serra. Cerca, misera, intorno dalle prode di tue marine, e poi ti guarda in seno, se alcuna parte in te di pace gode. Thank you.
che un'anima ha compiuto il tempo della purgazione ed è libera di salire al cielo. E spazio, che sarà la guida che subentrerà a Virgilio. Accompagnerà Dante negli ultimi gironi e simboleggia quindi il passaggio tra la razionalità umana inconsapevolmente ispirata alla razionalità umana in possesso della rivelazione. Da Virgilio infatti sa che il suo compito è finito, è arrivato, non può più accompagnare Dante, e infatti lo esorta e dice non aspettare il mio nome, e lo guida, lo spinge. E Dante infatti è pronto per giungere all'Orus Amenus, alla Divina Foresta, dove Matilde comincia a spiegare certe cose. La prima cosa, il paradiso che colpisce Dante, è il vento e l'acqua. Sono due elementi naturali, sembra strano, infatti non lo sono. Il vento è il segno, è il segno del movimento dei cieli, è prodotto dal movimento dei cieli. E l'acqua è quello del fiume delle Te e il fiume delle Noè. Sono i due fiumi. Il fiume che verranno, l'acqua che verranno tutti gli uomini che hanno percorso la purgazione, perché è l'acqua che fa dimenticare i peccati compiuti. E poi c'è il passaggio alle Noè, è altra acqua. È l'acqua in cui si rafforza invece in ognuno di essi la forza del bene compiuto. E Adegna, che assai possa esercizi la sete tua per chi più non ti scuopra, darosti un corollario ancor per grazia, né credo che il mio dir ti sia men chiaro se oltre promession teco si spazia. Quelli che anticamente poetara l'età dell'oro e il suo stato felice, forse in Parnaso esto loco sognare. Qui fu innocente, comanda la dice, qui primavera è sempre e ogni frutto, nettare questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi indietro, allor tutto ai miei poeti, e vidi che con riso udito avea un ultimo costrutto, poi alla bella donna, tornai in viso. Se avessi lettore più lungo spazio da scrivere, io pur canterei in parte lo dolce vero che mai non avria spazio. Ma perché piene sono tutte le carte ordite a questa cantica seconda, non mi lascia più irti l'offrende l'arte. Io ritornai dalla santissima onda, rifatto sì come piante novelle rinovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Thank you.
appagare la sete di visione e di comprensione. L'incontro con le anime in paradiso non è più ovviamente un incontro intimo, personale. Ormai l'interesse per gli aspetti individuali, le vicende biografiche è ormai superato. Le anime hanno perduto tutta la colpa delle te. L'esperienza terrena ed umana è ricordata solo per quello che passa sul piano religioso. Le anime hanno infatti, come ho detto, bevuto l'acqua delle te e guardano quindi al mondo con un'interiore lontananza. Una lontananza però che non è oddio, non è ignoranza, non è disprezzo, non è disinteresse, anzi non potrebbero nemmeno provare il disprezzo. Anzi, il mondo rimane il luogo del merito o del demerito. Quindi è il luogo decisivo, attraverso le azioni che si fanno sulla terra, del destino eterno dell'uomo. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Nel cielo che più della sua luce prende il buio e di cose che di dire ne sa né può chi di lassù discende. Perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ir. Veramente, quant'io del Regno Santo nella mia mente potei far tesoro, sarà una materia del mio canto. La lupa, l'avidità, la cupidigia ha contaminato gli uomini e ha contaminato anche la Chiesa. Ormai, Dante dice, la fede e l'innocenza si trovano solo nella Chiesa delle origini o nella Chiesa di Madonna Povertà. Madonna Povertà che fu negletta dalla morte di Cristo, si cita la morte di Cristo, fino a Francesco, perché tra la morte di Cristo e Francesco è sempre stata disprezzata, anche lì dove doveva essere invece amata. Questa, privata del primo marito, 1100 anni e più disfetta e scura fino a costui si stette senza invito. Ne valse un dir che la trovò sicura con amicate, al suono della sua voce colui che a tutto il mondo fe paura. Ne valse essere costante né feroce, sicché dove Maria rimase illuso, ella con Cristo pianse in sulla croce. Ma perché io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti prendi oramai nel mio parlar diffuso. La loro concordia e i loro lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo facevano essere cagion di pensieri santi, tanto che il venerabile Bernardo si s'alzò prima e dietro a tanta pace corse correndo. Gli parve essere tardi.